Vai, la tematica è arance, arte, inaspettata, all'improvviso, è uscito questo confronto, questo paragone molto forte tra il naturale dell'arancia e la creazione artistica, l'individuo che invece opera e fa arte. È interessante questo confronto perché la colorazione e la rotondità dell'arancio e l'energia dell'arancio richiama concetti anche antichi. L'arancio è molto usato come fattore energetico insieme al limone, è indice proprio di un alchemico antico mai superato. Poi c'è la rotondità, la perfezione, il colore rosso, questo rosso forte, acceso soprattutto in questo periodo di maturazione incombente, e poi il confronto con l'arte che invece è creata da noi, è artificiale, e va anche, c'è anche la rotondità nell'arte, infatti vuole somigliare pure, quindi ci sono sempre questi rimandi tra il naturale e il creativo, di mondi che non esistono e che noi vogliamo esplorare. Invece l'arancia è un mondo che troviamo, che già è presente, non dà ulteriormente altri stimoli. E quindi questa tematica del scorrere, lo buttarli giù, ci arrivano di lato, addosso, e noi a rincorrerli. Mai avremmo creduto di giocare con gli aranci a questa tarda età. È una sorpresa tutto questo. All'altro poi è meglio gli aranci che l'arte. E ricordo che ci giocavamo anche da bambino, giocavamo. Mi è rimasto sempre impresso il perché l'arancia è tondo e perché ha questo colore. Questa tematica è rimasta sempre un po' inesplorata. Nel non detto. A posto.